Oggi vediamo Microsoft Planner, lo strumento di Microsoft 365 che viene utilizzato per la gestione delle attività in un gruppo di persone, quindi una gestione dell'attività collaborativa per le attività di progetto e le attività su una specifica iniziativa o anche per un planning delle attività di uno specifico dipartimento, magari, perché no, anche più ad alto livello di tutta l'azienda. Planner fa parte della suite di Microsoft 365 da diversi anni ormai, non ha una licenza specifica ma viene utilizzato tramite le licenze più classiche che ci sono all'interno di Microsoft 365, per cui è presente nelle licenze business, le business basic, le business standard e le business premium, è presente anche all'interno delle licenze enterprise, quindi le varie 1, 3, 5 e così via. Ok? Partiamo subito e vediamo nel primo punto che riguarda appunto l'interfaccia grafica. Quindi vediamo effettivamente come si presenta Planner agli utenti finali. Ok? Spostiamoci all'interno del mio schermo. Planner lo possiamo raggiungere dall'indirizzo tasks.office.com, quindi per un accesso diretto, oppure chiaramente tramite office.com, che è un po' l'hub di tutte le applicazioni di Microsoft 365. Ok? Planner si presenta in questo modo. Di fatto le attività, e questa è la sua caratteristica principale, vengono divise in quelli che lui chiama dei bucket. Un bucket non è nient'altro che una categoria dell'attività, ok? E la singola attività poi può avere tutta una serie di informazioni, a chi è assegnato, lo stato, e la sottocategoria, la data di scadenza e così via. Però diciamo che appunto il concetto principale di questa interfaccia è che queste attività vengono divise appunto per categorie. Le categorie le trovate qua su in alto, sono quelli che appunto Planner chiama bucket. Un bucket io lo posso creare da zero, lo posso nominare come voglio, e questo è, diciamo, il punto forte di Planner, perché ci dà estrema elasticità per quanto riguarda la gestione del mio piano di lavoro. Ok? Una volta che ho creato un bucket, posso creare un'attività all'interno di un singolo bucket e posso poi spostare, diciamo, le attività tra un bucket e l'altro. Ok? In questo modo io riesco a fare la mia gestione collaborativa delle attività all'interno del prodotto. Ok? Quindi l'interfaccia grafica che cosa presenta? Presenta la board principale, ok, dove appunto ci sono attività e categorie, bucket. Presenta poi un'area in alto che mi permette di cambiare tra una visualizzazione e l'altra. Ci sono delle aree di riepilogo delle attività in maniera grafica, c'è un'area di schedulazione con un calendario e così via, ma adesso vedremo tutto quanto. Qua su in alto ho la visualizzazione di chi sono le persone che insieme a me collaborano in queste attività, perché come vi dicevo Planner è uno strumento di gestione delle attività in maniera collaborativa, quindi di fatto si tratta di una sorta di piccolo gruppo di persone che lavorano insieme e si gestiscono le attività fra di loro, se le assegnano, se le completano e così via. Sempre qua su in alto a destra poi vediamo una visualizzazione dei membri, diciamo, più dettagliata, perché qua se ne vedono solo un tot, adesso io ne ho solo 4, però in quei gruppi in cui ci sono tanti utenti se ne vedono, mi pare, 5 o 6, e poi ci sono i puntini. C'è la possibilità poi di utilizzare un pannello di filtri molto dettagliato che mi permette di filtrare poi le attività che vedo nell'area principale, nell'area di lavoro. Questo è super utile quando avete tante attività da gestire all'interno del vostro planner. Infine ho la possibilità di vedere le attività con questo menu di raggruppamento, appunto raggruppate per alcune delle proprietà della singola attività. Sulla sinistra ho un po' quello che è il menu. Il menu mi permette innanzitutto di creare un nuovo piano. Un piano in Planner si tratta semplicemente di questo gruppetto di persone con le relative attività. Posso poi accedere all'home page di tutto Planner, dove vedo tutti i piani a cui io partecipo, e poi ho una visualizzazione in cui Planner mi raggruppa in un punto unico tutte le attività che sono assegnate a me.
Qui sulla sinistra ho invece tutti i piani principali che uso di più, sia quelli che ho messo in evidenza, adesso io non ne ho nessuno, sia tutti gli altri che adesso ho nascosto, perché qui c'erano tutti i nostri piani e non volevo condividerli con tutti. Bene, andiamo avanti e vediamo quindi come possiamo creare una nuova attività all'interno di Microsoft Planner per le mie attività di progetto, ok? Benissimo, creare una nuova attività è veramente semplice. Si fa clic su Add Task, si specifica il titolo dell'attività, ok? Opzionalmente posso settare la data di scadenza, la due date, e anche l'assegnatario, quindi chi è che si deve occupare di questa attività. In questo caso metto me stesso. Una volta che ho completato queste operazioni, semplicemente faccio clic su Add Task per aggiungere la mia attività all'interno del piano, ok? L'attività però in realtà non è fatta solo di questi tre campi, ma anzi, cliccando sopra il titolo dell'attività ho la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni che vanno ad arricchire, no? La mia attività. Prima di tutto posso, ovviamente sempre modificare il titolo, posso aggiungere delle note, posso decidere, diciamo, qual è lo stato di avanzamento di questa attività, cioè se non è ancora iniziata, se è in progress o se invece è completata. Posso definire una priorità, posso definire anche delle attività che si ripetono nel tempo, questa è una funzionalità molto carina. E poi a fini, diciamo, anagrafici posso anche decidere di specificare la data in cui deve iniziare questa attività, come la data di scadenza, la due date di cui parlavamo prima. Oltre a questo, molto carino, ho la possibilità di specificare una ulteriore categoria. Abbiamo detto che il bucket di fatto è una prima categorizzazione dell'attività che voi potete decidere di creare a vostro piacimento. Vedrete nell'utilizzo di Planner nella vostra quotidianità che è molto utile andare a settare queste label. Queste label sono una sorta di sottocategoria su cui anche potete fare un inserimento multiplo e che vengono rappresentate da queste iconcine colorate, queste placeholder colorati, che molto importante potete modificare quando volete. Lui all'inizio vi dà tutta una serie di label con il nome del colore, ma come vedete non avete, diciamo, limiti a modificarle e mettere la label che preferite. In questo caso io ho messo il colore rosso per un'attività che decido che è importante, oppure ho messo altri esempi per specificare il tipo di attività all'interno del mio progetto, ok? E qui, nel senso, potete veramente sbizzarrirvi, non c'è veramente limite se non il numero massimo di questi colori. Quindi, per esempio, state attenti quando scegliete il tipo di informazione che volete assegnare a queste label colorate, perché per esempio se decidete di assegnare il nome del cliente, no? Per fare una gestione delle attività su più clienti, no? Magari di un dipartimento di marketing, di sviluppo, quello che volete, sappiate che man mano che vi si aggiungono clienti, qui dovete, diciamo, continuare a modificare, no? Le label di tutte queste, legate a tutti questi colori, e dopo un po' finiscono, non si possono aggiungere, quindi queste sono fisse. E altra opzione invece è quella di legare queste label a informazioni come appunto la priorità, che c'è qui, però in questo modo possiamo mettere, no, più attenzione sull'attività, oppure appunto su specifiche sottocategorie di attività del mio progetto, ok? In questo caso io la segno come importante e la segno anche su branding. Vedete che la selezione della sottocategoria può essere anche multipla. La cosa bella è che ogni aggiornamento che io faccio alla mia attività viene
reso, vedete qui sotto, disponibile in tempo reale anche per tutti i miei colleghi. Oltre a queste informazioni ho la possibilità ovviamente di aggiungere degli allegati e qui ci sono alcune prime integrazioni che Planner ha con gli altri strumenti di Microsoft 365, per cui è vero che da una parte posso fare l'upload di allegati dal mio computer o magari linkando una risorsa esterna, una risorsa pubblica, un sito, quello che volete, oppure posso prendere dei file che sono presenti all'interno di Teams. E voi qui mi direte: quale Teams, no? Quale gruppo Teams io posso utilizzare per recuperare i file? Ecco, qui diciamo anticipiamo un argomento che poi tratteremo anche tra un po', che è il legame che Planner ha con Teams. Di fatto, quando create un nuovo piano all'interno di Planner, state creando anche un gruppo Microsoft 365, dove andrete poi a mettere i membri che dovranno collaborare con voi all'interno di Planner. Ecco, questo gruppo può essere utilizzato anche come un gruppo Teams. E come sapete ogni gruppo Teams ha sotto un sito SharePoint dove poi andate a mettere i vostri file. Questo è un po' il giro. Poi ho la possibilità di aggiungere commenti alle mie attività e questo è perfetto per fare una collaborazione, no, attiva in tempo reale sulle attività di progetto con tutti i miei colleghi e far sì che tutti siano a conoscenza di quello che ci sia scambiato magari con uno specifico collega che sta seguendo una specifica attività. E infine ho la possibilità di aggiungere una sorta di lista di sotto attività. Lui la chiama checklist e qui posso andare a mettere tutte le scritte che voglio. Devo fare quello, quest'altro e così via. Ok? È molto carino la possibilità di, come vedete, aggiungere o meno questa lista di sottoattività direttamente nella preview della mia attività all'interno della board. Questo perché è carino? Perché innanzitutto tutti vedono il dettaglio completo della mia attività, quindi il titolo e poi le sottoattività. E soprattutto posso andare a smarcarle direttamente all'interno della board senza aprire il dettaglio dell'attività. E questo è molto molto utile. Ok? Ritorniamo all'interno del mio dettaglio dell'attività e vediamo che questa checklist è carina perché innanzitutto vedo visivamente quali sono le attività completate e quelle no. Ho una barra che poi mi fa vedere anche in maniera grafica l'avanzamento di questa checklist, quindi di queste sottoattività, che solitamente è molto utile. E infine posso gestire anche una sorta di ordinamento, vedete? Se metto la manina in questi puntini è possibile spostare le attività in alto o in basso. E all'interno della card io posso anche decidere di vedere altre tipologie di contenuti, perché per esempio se metto delle note ho la possibilità di far visualizzare queste note all'interno della card al posto che la mia checklist, e questa una esclude l'altra, vedete? Quindi o ho le note oppure ho la card, ho le checklist, ok? Sempre questa preview viene anche, diciamo, arricchita potenzialmente dagli allegati che andrete a mettere. C'è la possibilità di dire di mettere nella preview della card magari l'immagine che viene allegata oppure la preview del documento che viene allegato alla vostra attività. Qui a vostra scelta, queste sono tutte, diciamo, impostazioni che servono per facilitare la lettura della board da persone a cui non sono state assegnate queste attività. Ok? L'assegnazione dell'attività, come ho fatto prima, porta poi l'invio di un'email, quindi la persona che quindi l'assegnatario riceve l'attività a suo carico, riceve anche un messaggio email. E molto importante, nel caso in cui ci siano delle due date, quindi mettiamo una due date a domani, io ricevo anche una mail di reminder da Planner che mi dice: guarda che in questa settimana hai un'attività in scadenza, ok? E questo è
molto 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 utile. Bene, andiamo avanti e vediamo un altro argomento che riguarda sempre il nostro prodotto di gestione delle attività, che riguarda le visualizzazioni. Eh sì, perché come vi dicevo, la board principale con le attività non è l'unico modo in cui voi potete presentare le attività all'interno di Planner, ma ce ne sono diversi altri. Vediamole nel dettaglio. Allora, punto numero uno, la board può essere raggruppata e filtrata in diverse maniere. I raggruppamenti, come dicevo all'inizio, li trovate qua su in alto a destra e hanno una valenza veramente molto molto importante. Perché? Innanzitutto, se faccio un raggruppamento per progresso, accedo a quella che nella metodologia Agile si chiama Kanban Board, cioè una board dove io vedo a colpo d'occhio chi sta facendo cosa e soprattutto quali sono le attività in corso e quelle completate. Vedete, ho tre colonne, una con le attività non completate, una con le attività in corso e una con le attività completate. E qui il concetto è che quando magari ci sono attività che non sono iniziate, la persona la può prendere in carico l'attività e poi spostarla in progress, ok? E questo è proprio quello che fa la Kanban Board. Un altro raggruppamento molto utile è ovviamente l'assegnazione. Quindi io vedo, anche in questo caso a colpo d'occhio, il carico di attività che è stato messo nelle varie persone che lavorano con me a questo piano di attività, ok? Altro raggruppamento molto utile è la due date. Vedete a colpo d'occhio quali sono le attività che sono in ritardo e quali sono le attività che devono essere completate a breve. Lui qui ti fa vedere tomorrow, ma appare anche la prossima settimana nel caso in cui ci siano delle attività che scadono nella settimana prossima. Un altro raggruppamento molto importante è per label. Ok, come vi dicevo, potete taggare le vostre attività con le label che preferite e con questo raggruppamento vedete al colpo d'occhio questa categorizzazione. Quindi riesco a vedere, per esempio nel mio caso, tutte le attività che sono molto importanti oppure tutte le attività che devono essere seguite dal gruppo di persone che nel mio progetto si occuperà del branding del sito. Questo è un esempio di un planner che serve a gestire, no, un progetto di rifacimento di un sito nuovo. Ovviamente è solo un esempio, ok? Poi abbiamo altre due visualizzazioni molto utili che sono qua su in alto e sono un po' le visualizzazioni principali, perché finora abbiamo semplicemente raggruppato quelle che sono le attività presenti nella board. Se facciamo clic su Charts, accedo a questa area dove vedo un grafico con tutte le attività divise per stato, così riesco a capire, insomma, se ci sono attività in corso oppure no, e soprattutto riesco a capire quante sono le attività completate rispetto al totale. Poi vedo questa stessa, diciamo, categorizzazione però per bucket e per priorità, e soprattutto vedo in maniera grafica chi sta facendo cosa e qual è il suo progress. Quindi in questo caso questo è il mio utente e qui vedo che lui ha un'attività in corso e poi ne ha completate tante, perché ne ha completate 6. Qui sulla destra ho sempre poi a disposizione la lista di task, in questo caso raggruppata per label, ok? Un'ultima visualizzazione utile che vi volevo poi far vedere è la visualizzazione schedule. Schedule ci permette di visualizzare tutte quelle attività che hanno una data di scadenza all'interno di un'interfaccia con un layout a calendario, ok? Il calendario lo posso vedere per settimana o per mese, e questo, diciamo, riporta un po' l'utilità per tutte quelle persone che vengono magari dalla gestione progettuale in modalità waterfall, cioè avete visto, no? Planner ci permette di gestire attività in modalità agile,
Questa modalità, diciamo, non è nuova, però ha sostituito invece un'altra metodologia che era quella, no, del Gantt, quindi è un'attività che inizia a una certa data e che finisce ad un'altra data, e un'attività che può avere più o meno predecessori. Ecco, in questo caso invece, come vedete, qui le attività non vengono gestite per lo più per date, no? Data di inizio e data di fine, ma c'è una gestione agile, no? Per categorie e così via. Ecco, e la visualizzazione schedule invece ci riporta un po' appunto a una schedulazione, no? Quindi ci copre quella necessità di avere delle attività segnate per delle specifiche date. Ok? Molto molto semplice. Vediamo quindi, andiamo avanti e vediamo come il nostro caro Planner si integra con gli altri strumenti di Microsoft 365, e vediamo la sua prima integrazione, che è quella con Teams. Ok? Vi dicevo che appunto ogni volta che create un nuovo Planner all'interno del vostro Microsoft 365, di fatto lui crea un gruppo Microsoft 365, ok? Questo non è del tutto vero, però adesso lo andiamo nel dettaglio anche di questo. Questo è il gruppo che sta dietro al Planner che abbiamo visto prima, e come vedete è la prima integrazione che Planner mi mette a disposizione con Teams, è quella di avere l'accesso a queste stesse attività direttamente all'interno di Teams. E questo è il classico caso d'uso di Planner all'interno dell'azienda, cioè ho un progetto da gestire, creo il gruppo di progetto su Teams così che le persone possono mandarsi le chat al posto di mandarsi le solite 100.000 email durante il progetto, avere un punto unico dove salvare i file di progetto, salvare le note di riunioni o con la wiki o con OneNote, e poi usare Planner per gestire le attività di progetto, ok? E qui sfrutto appieno il concetto di Teams as a platform, quindi all'interno di un'unica piattaforma che appunto è Teams, io riesco sia a chattare con i miei colleghi, sia, non lo so, accedere alla intranet quassù in alto nell'iconcina, sia ad accedere al gruppo di lavoro, al mio gruppo di progetto, e tramite Planner gestire le attività, ok? E questo è molto molto utile. Se uso poi Planner all'interno di Teams, Planner mi aiuta e mi invia anche delle specifiche notifiche quando qualcuno mi assegna un task o quando ho un'attività in scadenza. E questo ovviamente è molto utile, è sempre per lo stesso concetto. Non mi muovo mai da Teams e ricevo la notifica quassù nell'area Activity. Ok? E qui di fatto ho esattamente le stesse funzionalità che abbiamo visto in un'interfaccia un po' più semplificata, che però comunque mi permette di raggruppare i task con gli stessi raggruppamenti che abbiamo visto prima, fare filtri con la stessa modalità che abbiamo visto prima e accedere poi alle nostre visualizzazioni. Ecco, l'unica differenza principale è che la visualizzazione di Planner all'interno di Teams ha una visualizzazione in più, che è la visualizzazione a lista, e questa è molto molto carina, è molto utile per vedere, una sorta di visualizzazione tabellare, no? Excel-like, tutte le attività, quali sono in scadenza, chi le deve fare, le varie label e così via, ok? E questa, diciamo, è l'integrazione principe. Vi dicevo poi prima che quando creo un Planner, no, si crea un gruppo Microsoft 365. Questo è vero, ma in realtà è vero al 90%, perché comunque su ogni gruppo Microsoft 365 io ho la possibilità di aggiungere tab. Questi tab, all'interno di questi tab io posso mettere un nuovo piano, e di fatto in quei gruppi in cui io ho già aggiunto come tab il mio piano originale del gruppo Teams, vado semplicemente a aggiungere un nuovo piano. Quindi di fatto ogni gruppo Microsoft 365 può avere uno o più piani al suo interno, ok? Questa è quello che vi sto dicendo adesso, cioè la possibilità o di creare un nuovo piano oppure di utilizzare il piano già esistente all'interno del gruppo, che viene creato in automatico quando viene creato il gruppo Microsoft 365. Ok?
L'ultima integrazione che poi Planner ha con Teams è la possibilità di accedere a una personal app che si chiama Tasks by Planner and To Do, in cui io accedo fondamentalmente in un punto unico a tutte le attività e a tutti i piani a cui io partecipo. Ok, è fondamentalmente una sorta di dashboard per gestire in un punto unico le attività assegnate a me, quindi è una parte personale. È per quello che si chiama Tasks by Planner and To Do, perché di fatto è un'applicazione personale in Teams che mi permette di vedere le attività che sono assegnate a me nei piani a cui io partecipo, ma anche le mie attività personali che io mi gestisco all'interno di To Do. Ok? Bene, andiamo avanti e vediamo un'altra integrazione, che è quella che Microsoft Planner ha con SharePoint. SharePoint, sapete, è lo strumento di Microsoft 365 che ci permette da una parte di fare la gestione documentale e l'archiviazione di file, dall'altra di creare portali intranet e soprattutto anche di gestire magari aree per specifici dipartimenti, specifici progetti e così via. E questo è proprio quello che fa il Team Site SharePoint. Ok? Quando si crea un nuovo gruppo Microsoft 365, quindi quando si crea un nuovo planner e così via, come vi dicevo, viene creato anche un sito SharePoint da poter utilizzare per le persone che partecipano a questo gruppo. E qui l'integrazione che abbiamo possibile tra SharePoint e Planner è quella di aggiungere una specifica web part che si chiama appunto Planner, eccola qua, che mi permette di visualizzare tutte le attività che ci sono all'interno di uno specifico piano in modalità board, oppure per pubblicare all'interno del sito uno dei recap dati dai nostri grafici. Quindi posso avere tutti i grafici che sono gli stessi che sono presenti nella visualizzazione charts che abbiamo visto prima, oppure anche grafici specifici. E questo è utile perché se io voglio fare un sito di progetto in cui magari ho anche un'attività di comunicazione, quindi uso le pagine di SharePoint per pubblicare aggiornamenti, posso utilizzare questo componente per aggiungere al mio aggiornamento, magari testuale, anche le attività che sono presenti in Planner. Ok? Benissimo. Per chi di voi vuole approfondire Planner in tutte le sue funzionalità, ma soprattutto per quelle aziende che vogliono fare una formazione a tappeto di Planner per la gestione delle attività di progetto ai propri colleghi, ok? Noi abbiamo un corso specifico che potete accedere dall'indirizzo office365italia.com. Lo trovate qua su in alto su formazione videocorsi Office 365, è un videocorso, quindi una formazione in learning che diciamo permette di formare tutti i colleghi in azienda nell'utilizzo dettagliato di Planner all'interno di Teams, con anche casi d'uso reali, e i casi d'uso appunto sono un po' i classici, quindi usare Planner per la gestione progetto, usare Planner come per esempio scadenziario, o magari un po' più avanzati appunto per collaborare con persone esterne alla nostra azienda, quindi con il fornitore di turno, il cliente di turno, oppure un esempio molto carino è utilizzare Planner per valutare, no, le idee che magari vengono condivise da colleghi in azienda a un gruppo che di solito è le risorse umane, ma perché no, la cosa vale anche per tante altre tipologie di dipartimenti all'interno dell'azienda. Benissimo, grazie per essere rimasti qui con me fino adesso, spero che sia stato utile e ci vediamo alla prossima.